pianura, la pianura padana. Una grande distesa di campi, di verde mischiato al bruno antico della zolla, di spighe dorate, di giallo intenso del grano turco, a seconda del succedersi delle stagioni. Qui l'uomo è contadino, lavoratore instancabile, innamorato di una terra ricca e generosa, che tutto concede e che chiede solo di essere adeguatamente sfruttata. Scompaiono i vecchi cascinali, le buie stalle del tempo dei filos. Queste lasciano il posto a moderni capannoni, dove tutto è automatizzato e dove lo sfruttamento delle risorse terra-animale viene calcolato con rigore scientifico. Eccoci in una stalla modello, in un ambiente sano, pulito, igienicamente protetto. Le vacche svolgono la loro naturale funzione fornendo all'uomo l'elemento primo dell'alimentazione, il latte, il bianco nettare, l'oro bianco della Valpadana. Moderne mungitrici provvedono a questa raccolta e con un processo automatico il tutto viene convogliato in una vasca centrale e immesso in bidoni per il trasporto ai caseifici. L'avventura dell'oro bianco padano comincia qui a prendere consistenza e inizia le varie fasi di trasformazione che lo porteranno a diventare burro, formaggio grana, latticini e altro ancora. Una grande e svariata possibilità di impiego, un potere alimentare ed energetico di prim'ordine fanno ancora del latte un elemento insostituibile nella dieta dell'uomo moderno. L'ambiente del caseificio, chiamato oggigiorno anche centrale del latte, conserva, nonostante la presenza massiccia di macchine moderne automatizzate, il fascino di una volta. L'uomo, il cacciaio, sempre lì attento ad ogni fase della lavorazione, attende con trepidazione il risultato delle sue fatiche, la metamorfosi del latte, che acquista consistenza per diventare la tipica forma di formaggio grana riconosciuta eccelsa per bontà e qualità in ogni parte del mondo. Thank you.
In queste grandi vasche di cemento le forme vengono immerse in acqua salata e vi rimangono un giorno per ogni chilogrammo di peso. Sabbia e unto di gomito. Per lucidare le grandi caldere di rame non c'è detersivo migliore. Ma usciamo dalle bianche mura del caseificio e vediamo cosa ci rimane ancora da conoscere di questo processo produttivo. Come abbiamo già affermato, dal latte si ricavano principalmente burro e formaggi, ma anche il siero, che serve per l'alimentazione dei maiali da ingrasso. Generose fattrici danno il via a questa preziosa attività, sfornando a ritmo costante e secondo un disegno assolutamente naturale una miriade di maialini che gradualmente verranno avviati al ciclo di svezzamento e di ingrasso. Anche qui, nonostante l'apparente trambusto e la frenetica confusione creata da questi simpatici animali, l'uomo ha creato le basi e le strutture adeguate per trarre il maggior profitto da questo che possiamo chiamare ciclo di produzione. Mangimi integratori, sapientemente miscelati al siero del latte, l'esperienza di anni di attività, l'esigenza di un prodotto in linea con i tempi, il supporto della scienza zootecnica. Tutto questo ha permesso il notevole incremento dell'allevamento dei suini e attività collaterali, che hanno portato e mantengono Mantova e la sua provincia ai primi posti nel settore dell'allevamento e in agricoltura. Stagionatura, la pulitura costante ottenuta con mezzi meccanici di avanguardia, le cure assidue e competenti danno il tocco finale a questo prodotto, vanto e simbolo della terra padana. Una vicenda antica come è antica la storia dell'uomo, un patrimonio naturale che continua ad essere sapientemente sfruttato e incrementato per un sicuro benessere e per la serena convivenza della comunità. Il cacciaio, guidato dalla sua esperienza, sceglie una forma perfettamente stagionata e infila coltelli a forma di pugnale nella polpa, due mezze lune si separano e mostrano in tutta la loro magnificenza il risultato finale, il colore, il profumo, il sapore, la sapienza di una lavorazione tramandata di padre in figlio.